Dicevamo, tolleranza naturale, quindi è la tolleranza propria del processo che per far sì ovviamente che il processo riesca a piazzare all'interno, come abbiamo detto, di un determinato intervallo la maggior parte dei campioni, la prendiamo a più o meno 3 sigma, così che ovviamente la probabilità associata è il 99,73%. La specificata invece la prendiamo come differenza tra il limite di tolleranza superiore e il limite di tolleranza inferiore. Allora, molto banalmente, ho immaginato una situazione di questo tipo, immaginando di avere ovviamente questi valori in tabella, dunque sono dei campioni, poi parleremo logicamente del campionamento, ma immagino ovviamente che questi siano campioni ciascuno di numerosità dunque sono 50, quindi sono di numerosità 5, perché sono 50 dati e quindi sono come vedete 10 campioni. Quindi ognuno di questi campioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, è composto da 5 elementi, così complessivamente sono 50 valori. Allora, per ciascuno di questi valori, per ciascuno di questi campioni, io ho determinato il valore medio e la sigma. A questo punto, dovendo determinare il valore di tolleranza naturale, devo calcolarmi il valore di sigma, ma di sigma che deve essere il sigma di tutto il mio processo, e quindi ovviamente sarà un valore medio. A che cosa sarà uguale? Ovviamente in questo caso la somma di tutti i sigma è diviso logicamente il numero dei sigma totali, quindi in questo caso è la somma di questi sigma, quindi sommatoria per i che varia delle sigma con i coni che varia da 1 a 10 diviso 10, 4 e 40. Ovviamente questo è il valore di sigma del mio processo, per cui la tolleranza naturale sarà 6 sigma, ovvero 6 volte 4 e 40, 26 e 40. La tolleranza specificata, se appunto dico che la specifica di progetto è 32 più o meno 10, cioè in sostanza 42 e 22, ecco che ovviamente la tolleranza specificata sarà proprio data dalla differenza 42 meno 22, ovvero 20. Molto banalmente questo è il concetto di tolleranza naturale e tolleranza specificata. Ritorniamo però a quello che stavamo dicendo. Il termine che in qualche modo mi dice e mi misura la capacità del processo, ovvero il nostro processo come è posizionato e come rispetto a quelle che sono le specifiche, è appunto l'indice, il primo indice di capacità, che è appunto l'indice CP, che è dato dalla differenza tra la tolleranza specificata e la tolleranza naturale, cioè in sostanza questo indice CP mi è dato dalla differenza tra il limite di tolleranza superiore meno il limite di tolleranza inferiore diviso la tolleranza naturale, che risulta essere pari a 6 sigma. Quindi questo CP in sostanza mi dice, rispetto alla tolleranza specificata, com'è il nostro processo. Che cosa significa? Allora, spieghiamo meglio questo concetto. Allora, se immaginiamo questo è il valore dell'X target, no? E questi sono ovviamente i valori di tolleranza specificata, questo è il limite di tolleranza superiore e questo il limite di tolleranza inferiore, cioè in sostanza x medio più o meno un certo delta x, d'accordo?
Che cosa faccio? Lo confronto con la tolleranza naturale, ovvero il mio processo, in sostanza, immaginando che la caratteristica generata dal processo sia questa e che si distribuisca in questo modo, la mia tolleranza naturale, cioè più o meno 3 sigma, quale sarà? Sarà ovviamente questa, quindi questa qui è la tolleranza naturale, mentre questa è la tolleranza specificata. Bene, questo indice CP mi misura proprio questo, cioè mi dà il rapporto tra la tolleranza specificata e la tolleranza naturale. Che cosa e quali sono i valori che questo CP può assumere? Ovviamente può assumere valori maggiori dell'unità o minori dell'unità, o addirittura può assumere valori uguali a 1, ovviamente, visto che può assumere con continuità valori positivi e valori negativi. Quindi può essere maggiore, minore o uguale a 1. È chiaro che le cose quando è che vanno bene? Quando il mio processo è contenuto all'interno dell'intervallo di tolleranza specificata, giusto? Che significa ovviamente tolleranza specificata maggiore della tolleranza naturale, e quindi quando il C con P è maggiore di 1, no? Perché il C con P maggiore di 1 equivale a dire tolleranza naturale, scusate, tolleranza specificata maggiore della tolleranza naturale, e questo ovviamente è ok. Poi che cosa può succedere? Può verificarsi una situazione di questo tipo, cioè il mio processo, ad esempio, è caratterizzato da una distribuzione di probabilità di questo tipo, quindi dove in questo caso io ho che il mio intervallo di tolleranza naturale praticamente coincide con quello di tolleranza specificata. In questo caso io avrò soltanto chi è che pezzi che devo scartare sono logicamente queste codine che stanno qua, 2700 parti per milione, e in questo caso il C con P che valore assume? Assume valore uguale a 1. Questo significa che la tolleranza specificata è proprio uguale alla tolleranza naturale, ma diciamo che va ancora bene. Ma poi l'ultimo caso che può verificarsi è questo, cioè se io ho che la mia distribuzione è, ad esempio, una distribuzione di questo tipo, quindi molto aperta, caratterizzato da un sigma molto ampio, il che equivale a dire il processo non sta andando bene, perché la caratteristica generata è una caratteristica caratterizzata da una grossa dispersione, no? Allora in questo caso capite bene che la tolleranza naturale è maggiore della tolleranza specificata, quindi il C con P sarà minore di 1, ovvero, come dicevo, tolleranza specificata è minore della tolleranza naturale, e questo certamente non va bene. Allora, riassumendo quello che stavo dicendo, dicevo, il primo indice di capacità di processo è il CP. Il CP mi dice proprio il legame, il rapporto che c'è tra la tolleranza naturale e la tolleranza specificata. Noto ovviamente, una volta che abbiamo capito ovviamente che cosa significa questo rapporto, cioè a me sta bene che la tolleranza naturale sia sempre minore della tolleranza specificata, il che significa mi colloco all'interno dell'intervallo di tolleranza specificata e sto bene, perché significa che rispetto ai limiti di tolleranza specificata io sto ampiamente, scusatemi, all'interno di quei limiti. Dicevo, il C con P è dato quindi dal rapporto tra la tolleranza specificata, il limite di tolleranza superiore meno il limite di tolleranza inferiore diviso 6 sigma, e può assumere ovviamente questi valori. Uguale a 1 quando la tolleranza naturale e la tolleranza specificata sono uguali,
maggiori di 1 quando la tolleranza specificata è maggiore della tolleranza naturale, minore di 1 quando la tolleranza specificata è minore della tolleranza naturale, il che logicamente vuol dire che le cose non vanno bene. Ecco, questo è il caso in cui, per esempio, no? Questo è quello che vi dicevo, il valore di sigma, no? Che viene preso in corrispondenza del punto di flesso della mia curva, in cui cambia la curvatura, questo il limite, scusatemi, è la tolleranza naturale, questa è la tolleranza specificata, qui sono all'incirca uguali, e quindi è il caso in cui CP è uguale ad 1. Questo invece è il caso in cui, come vedete, aumenta il valore di sigma, cioè produco pezzi caratterizzati da una dispersione, da una varianza maggiore, la tolleranza naturale è questa, la specificata è sempre la stessa, ci sono pezzi, molti pezzi che cadono al di fuori, ovviamente le cose non vanno bene, CP è minore di 1. Qual è allora il valore che nelle aziende deve assumere CP? Allora, solitamente il valore di CP deve essere certamente maggiore di 1 e le aziende assumono praticamente che il valore di CP, per quanto riguarda il processo che stanno realizzando, deve assumere valore pari a 1,33. Quindi questo è il valore di CP, il valore che CP dovrebbe assumere nei processi produttivi. Io ho scritto nei processi già esistenti, infatti questo è il valore che appunto dovrebbe assumere per processi che già esistono e quindi che già sono consolidati. Per i nuovi processi, quindi siccome c'è una fase dopo la fase di avvio, una fase di assestamento, per i processi nuovi deve essere un po' più alto all'inizio, perché poi in fase di assestamento questo CP tende a scendere. Ecco perché, appunto, qui leggete processi nuovi 1,50, semplicemente perché all'inizio deve essere un po' più alto per motivi di sicurezza, perché poi quando si va a regime quel valore di CP diminuisce e quindi poi verosimilmente mi porto intorno a quel valore 1,33. Poi invece voglio valutare, considerare in qualche modo anche dei parametri di sicurezza, dei parametri di resistenza o dei parametri critici, allora le cose cambiano un pochettino. Se voglio mettermi in sicurezza, allora solitamente si considera un CP un po' più alto, 1,50 per i processi già esistenti e per i processi nuovi 1,67, però comunque solitamente, diciamo, sappiate che il CP per le aziende deve essere 1,33, equivale a dire ovviamente che la tolleranza naturale deve essere minore della tolleranza specificata e quindi deve essere in qualche modo, quindi, tolleranza specificata più ampia, maggiore rispetto a quella naturale. Giusto per farvi avere un'idea di che cosa significa CP uguale a 1 o CP maggiore di 1, in questa tabella avevo riportato in sostanza, in corrispondenza di un valore di CP, i pezzi che cadono al di fuori di quelli che sono ovviamente i valori di tolleranza specificata. Mi spiego, nel caso in cui CP è uguale ad 1 e quindi significa tolleranza naturale uguale a tolleranza specificata, ovvero uguale a 6 sigma, quanti sono i pezzi che cadono al di fuori, cioè i pezzi difettosi? Siccome ho l'area è 0,9973, è chiaro che quelli che cadono al di fuori sono il complemento a 1, cioè 2700 parti per milione. In corrispondenza di 1,33, di CP 1,33, vedete che il numero di parti per milioni, cioè di difetti nel processo,
risulta essere molto basso, 1,33, vedete, in corrispondenza di 1,30 e 96, in corrispondenza di 1,40 e 27, 1,33 equivale a considerare un valore minore di 96, diciamo intorno a 80, no? Quindi significa comunque pochi difetti e poche parti per milioni, pochi pezzi che cadono al di fuori di quelli che sono i limiti di tolleranza specificati. Considerando quello stesso esempio che avevamo detto, che avevamo visto prima, in cui, ripeto, per semplicità avevo immaginato di considerare un certo numero di campioni, ovvero 10 campioni, ciascuno di numerosità 5, volendo calcolare, determinare la capacità del processo, cioè determinare l'indice C con P, che cosa potremmo fare? Allora, abbiamo già visto ovviamente a che cosa è uguale il sigma medio, che è 4,40, media dei sigma dei singoli campioni. Abbiamo detto qui che la tolleranza specificata era 32 più o meno 10, cioè 42, e quindi sommandoci 10, e 22 sottraendo 10, quindi il C con P a che cosa è uguale? Rapporto tra tolleranza specificata, cioè 20, e la tolleranza naturale, 6 per 4 è 40. Vedete che il CP in questo caso è 0,8, cioè è minore dell'unità, e quindi significa che le cose non vanno bene, perché significa che, secondo quello che abbiamo detto, un processo, un'azienda cerca, punta a un CP pari a 1,33. In questo caso 1 è proprio il caso limite, ma minore dell'unità significa in sostanza che cadono al di fuori molti pezzi. Infatti, se andate a vedere, in corrispondenza di un CP 0,8 dalla tabella sono 16.395 parti per milione, e sono in questo caso, per quanto logicamente non è che sia proprio un valore catastrofico, ma è comunque un valore non accettabile. Qual è adesso il problema? Il problema è questo, cioè che noi stiamo e abbiamo ragionato con C con P sempre in questo modo, dicendo tolleranza naturale, tolleranza specificata, più larga, meno larga, eccetera, eccetera. Ma cioè, noi siamo partiti comunque da un assunto, cioè che la mia distribuzione è centrata rispetto al valore di X. No? Capite bene che questo va bene, ma poi fino a un certo punto, cioè io potrei avere anche una situazione di questo tipo, ovvero questo è il valore di x, x target, questo è il limite di tolleranza superiore, questo è il limite di tolleranza inferiore, sempre simmetrico. La mia distribuzione, abbiamo detto, per esempio, è questa, ma abbiamo detto sempre, siamo sempre partiti dall'assunto che era centrata, ma questa distribuzione potrebbe stare per esempio qua, no? Quindi spostata da questo lato, e vedete che le cose già sono un po' diverse, no? Perché significa che comunque ci sono dei pezzi che scarto, ma se io questa la continuo a spostare, potrei avere una distribuzione che sta qui, quindi pur avendo un CP maggiore di 1, perché ovviamente tolleranza naturale minore della tolleranza specificata, avrei comunque tutti questi pezzi che stanno fuori, e addirittura potrei avere pure una distribuzione che sta quasi tutta al di fuori, e quindi pur avendo un CP maggiore di 1 è tutta spostata da un lato o tutta spostata dall'alto. Allora è evidente, ovviamente, come leggete in questa slide, che il fatto che CP sia maggiore di 1 da solo non ci garantisce niente, e quindi alle aziende non basta sapere che CP sia maggiore di 1, perché CP maggiore di 1 non ci garantisce che il processo non generi scarti,
cioè non generi prodotti che cadono al di fuori di quello che è l'intervallo di tolleranza specificata. In sostanza, quello che vi dicevo potrebbe essere una situazione di questo tipo, quindi come vedete rispetto CCT che leggete qui è il valore target, e quindi una curva spostata, capite bene che in questo caso le cose vanno ancora bene, ma in quest'altro caso quando la sposto ancora di più vedete bene che cosa significa, cioè in questo caso ci sono molti pezzi ovviamente che cadono di più. Qual è l'altro indice che allora dobbiamo considerare? È evidente che quando la mia distribuzione è centrata le cose vanno bene, ma quando si comincia a spostare, quando è che mi devo preoccupare e qual è la grandezza che devo tenere sotto controllo? È la distanza del valore medio, quindi di questo valore qua della mia distribuzione, da uno dei due limiti di tolleranza specificata. Qual è delle due distanze quella che maggiormente mi preoccupa? Ovviamente le due distanze, come vedete, sono questa distanza di x medio dal limite di tolleranza specificata superiore e quest'altra quantità che è la distanza dell'x medio della distribuzione dal limite di tolleranza specificata inferiore. Allora dicevo, delle due, qual è quella che mi preoccupa? Ovviamente la minore delle due distanze, perché quando mi sposto, ovviamente, come un elastico, questo si allunga come distanza, questa si restringe e ovviamente la probabilità che ci siano dei pezzi che cadano fuori delle specifiche di tolleranza specificate e ovviamente le probabilità sono più alte da questo lato piuttosto che da quest'altro, no? Perché mi sto avvicinando con la mia distribuzione pericolosamente ai limiti di tolleranza. Quindi in sostanza, vedete in questo caso, quando ho tutta la distribuzione ancora più spostata da questo lato, le due distanze sono questa che è x medio distanza dal limite di tolleranza inferiore e quest'altra x medio distanza dal limite di tolleranza superiore, e ovviamente vedete che quella che devo tenere sotto controllo è questa quantità, cioè la distanza più piccola del mio valore medio dai limiti di tolleranza specificata. Vedete che in questo caso ovviamente concentrandomi su questa distanza, quindi tra le due distanze del valore medio dai limiti di tolleranza specificata, ovviamente concentrandomi su questa più piccola, ovviamente posso concentrarmi su metà curva e quindi su metà della tolleranza naturale sul 6 sigma e quindi soltanto sul valore di 6 sigma, sui di 3 sigma, scusate. Allora, qual è l'altro indice che posso, detto questo, che posso andare a considerare? Allora, assunto che il primo indice CP è limite di tolleranza superiore meno limite di tolleranza inferiore diviso 6 sigma, posso considerare un altro indice che si chiama CPK. Questo CPK quindi tiene conto di che cosa? Delle due distanze, ovvero il limite di tolleranza superiore, come vedete questo, meno il valore di x medio. Rispetto a chi lo devo valutare? Ovviamente, dicevo, io sto considerando questa distanza, quindi metà distribuzione, quindi lo posso considerare rispetto a 3 sigma, e l'altro valore che sarà x medio, quindi quest'altra distanza, x medio meno il limite di tolleranza inferiore, diviso 3 sigma. Di questi due valori, ovviamente, qual è
quello che mi preoccupa di più, ovviamente è quello più piccolo, no? E quindi devo considerare CPK come il minimo dell'insieme costituito dai due valori che sono il limite di tolleranza superiore specificato meno l'X medio della mia distribuzione diviso 3 sigma e l'altro valore che è l'X medio meno il limite di tolleranza inferiore specificato diviso 3 sigma. Il minimo di questi due valori. Ecco, questa è l'espressione pulita e corretta del CPK. Che l'altro indice, che quindi che cosa mi dice? È chiaro che questo indice mi dà una misura del posizionamento della mia distribuzione rispetto a quella che è la tolleranza specificata. Quindi mi dice come è posizionata la mia distribuzione rispetto ai limiti di tolleranza specificata. Guardate, allora, quando io considero la distribuzione centrata, ovviamente io ho un valore di CP e un valore di CPK che, come vedremo, coincide con quello di CP. Quindi quando invece mi sposto, e lo vedremo tra poco, e quindi quando la mia distribuzione si sposta, quindi significa che il processo non sta andando bene, e non sta andando bene perché? Perché spostare il processo significa che cosa? Che se centrato significa che io sono bravo, perché quel valore centrale di quella distribuzione, quindi la media e moda di quella distribuzione, coincide con il valore target, con questo C con T, che è il valore obiettivo che io cerco di raggiungere nel processo. Se sono bravo, allora è centrato e ha un valore di CP maggiore di 1. Se invece il processo è caratterizzato da una bassa dispersione, ma io non sono bravo, perché significa che il valore medio, come vedete, la maggior parte dei pezzi non coincide con il valore target, ma si addensano di più in corrispondenza di un valore che è diverso dal valore target, bene, il CP potrà essere ancora maggiore di 1, ma il CPK sarà diverso dal CP. E ovviamente, siccome mi sposto, la situazione ottimale è quando è centrato e coincide, quindi CP coincide con il valore di CPK. Quando comincio a non essere bravo e si sposta la mia distribuzione, CP conserva lo stesso valore, CPK diventa minore di CP. In sostanza, quello che voglio dirvi è questo. Quando la distribuzione è perfettamente centrata, CP è uguale a CPK. Quando la distribuzione non è centrata, lo vediamo tra poco, si sposta da un lato o dall'altro, CPK è minore di CP. Al limite CPK è uguale a CP. CPK maggiore di CP? No, questo non è possibile. Allora, ricordatevi questa cosa, perché per esempio può capitare un esercizio o può capitare all'orale che io chieda di rappresentarmi graficamente una situazione caratterizzata da un valore di CP e da un valore di CP, dove appunto chiedo, dice, beh, allora mi rappresenti la situazione caratterizzata da un CP uguale a 1 e CPK uguale a 2. Poi vi mostro come si risolve un problema di questo tipo. Sappiate però che quando io vi chiedo una cosa di questo tipo, o se lo dovesse chiedere qualcun altro in ambito lavorativo, sta facendo una sciocchezza, non è possibile. Non può essere CPK maggiore di CP. Quindi CP uguale a 1, CPK uguale a 2, la risposta è, professore, non esiste, non è possibile. D'accordo? Quindi ricordatevi che CPK può essere al più pari a CP, altrimenti è sempre minore di CP. Quando proprio le cose vanno bene, eccetera, eccetera, tutto è uguale a CP. D'accordo? Allora,
Diciamo ancora qualche cosa, poi dunque il pomeriggio purtroppo è capisco che è staccato. Allora, dunque, immaginiamo una situazione di questo tipo. Allora, dunque, vediamo questa situazione in cui la distanza è maggiore dell'ampiezza. Allora, non è questo il caso, ma è chiaro che in questo caso sì, e ovviamente avviene quello che abbiamo detto, cioè la distanza, qual è? La distanza in questo caso, le due distanze sono questa, è la prima, distanza dal limite di tolleranza superiore, e quest'altra distanza al limite di tolleranza inferiore, d'accordo? L'ampiezza della mia distribuzione qual è? Ovviamente se dovessi considerare tutta l'ampiezza, se sigma sarebbe da qua a qua, sto ragionando in termini di CPK, quindi siccome considero le due distanze basta che io considero metà dell'ampiezza, ovvero metà dell'ampiezza, metà della tolleranza naturale è questa. Allora, che cosa sto dicendo? Allora, se considero le due distanze e considero la più piccola delle distanze, cioè questa, allora confronto la distanza minima con la ampiezza, che è sempre la stessa. Allora, questa è l'ampiezza, questa è la distanza minima, la distanza è maggiore dell'ampiezza. Che significa? Significa che questi rapporti che ho considerato, devo considerare il più piccolo, comunque il più piccolo è maggiore di 1. E quindi significa che fin quando CPK in questo caso è maggiore di 1, le cose vanno bene. In questo caso, tra altre cose, sarà, vedete, siccome è spostato, sarà comunque CPK minore di CP, ma comunque maggiore di 1. Quindi CP è maggiore di 1, CPK è maggiore di 1, ma con CPK che sarà comunque più piccolo di CP. Perché? Perché al limite CPK diventa uguale a CP quando è centrato. Non è questo il caso, d'accordo? Questo caso invece è rappresentativo del fatto che, considerando le due distanze, che in questo caso sono ovviamente questo è l'X-men, limite di tolleranza superiore, distanza limite di tolleranza specificato inferiore, allora la distanza questa, quest'altra, qual è la più piccola? Questa qua. Qual è l'ampiezza? È questa. In questo caso vedete che la distanza è minore dell'ampiezza. Allora, che cosa significa? Che di questi due rapporti, dovendo considerare il minimo, io devo considerare ovviamente questo diviso questo, cioè questo diviso 3 sigma, e questo ovviamente, siccome la distanza è minore dell'ampiezza, sarà minore di 1. Allora, CP, come vedete, in questo caso è maggiore di 1 perché la distribuzione è la stessa che avevo qua. Quindi, vedete, io ho sempre, questa è la tolleranza specificata, questa è la tolleranza naturale. Il rapporto tolleranza specificata, tolleranza naturale è maggiore di 1, quindi CP è maggiore di 1, ma il CPK è minore di 1. Ed è minore di 1 perché? Perché ci sono dei pezzi fuori tolleranza. Vedete, qui lo stesso non era centrato, ma i pezzi, ci sono i pezzi che stanno in tolleranza, e quindi pur essendo non centrato io ho un CPK minore di CP ma maggiore di 1. In quell'altro caso io ho un CP maggiore di 1 ma ho un CPK minore di 1. Perché? Perché ci sono pezzi che cadono fuori dei limiti. Quindi capite bene che un'azienda che lavora, senza logicamente andare a fare disegnini, istogrammi, probabilità e cose varie, calcola il valore del CP, calcola il valore del CPK. Se le cose vanno bene e se è stata brava, CP e CPK devono essere uguali e devono essere maggiori di 1. Se CP è maggiore di 1 e CPK è diverso da CP, ma è maggiore di 1, va ancora bene, però significa che il processo non è centrato. Se CP è maggiore di 1 ma CPK è minore di 1, significa che le cose non vanno bene,
perché significa che ci sono dei pezzi che cadono fuori dal campo di tolleranza specifica. D'accordo? Non so se sono stato chiaro, se avete dubbi comunque. Allora, volevo fare un attimo queste considerazioni. Guardate un attimo qui queste situazioni che vi avevo presentato. Allora, in questo caso vedete, ho riportato questa situazione in cui queste sono tolleranze specificate, questa è la mia distribuzione, quindi questo è l'X medio che coincide con il valore target. Guardate in quel caso qual è il valore di CP. Il valore di CP ovviamente è tolleranza specificata, che è tutto questo, diviso la tolleranza naturale, che è tutto questo, coincidono ed è 1. Tolleranza, scusate, CPK quanto vale? Siccome il processo è centrato, allora sto tranquillo, è 1. Infatti diciamo che se andate a considerare le distanze, il minimo delle due distanze, ma queste sono uguali, quindi questa diviso metà dell'ampiezza, che è sempre questo, è 1. E quindi ovviamente significa che le cose stanno andando bene. Guardate quest'altra situazione, in cui io ho una distribuzione che è caratterizzata da una varianza più piccola, più bassa, che significa che cosa? Bravo, cioè perché stai producendo pezzi caratterizzati da una varianza minore, quindi c'è una minore dispersione. Però guardate come è posizionata. Allora, non basta vedere nel processo la varianza, cioè come sono distribuiti i valori, cioè la curva a campana, se è più stretto o meno stretto, è importante, ma è importante anche la centratura, no? Vi ricordate, l'abbiamo detto parlando degli istogrammi. E guardate in questo caso io ho che la tolleranza specificata è questa, la tolleranza naturale è questa, e la tolleranza specificata è il doppio della tolleranza naturale. Infatti CP vale 2, no? Perché a occhio questo diviso questo è il doppio e quindi vale 2. E CPK quanto vale? CPK, vedete, io devo considerare le due distanze, questa e poi quest'altra distanza. Devo considerare quindi questa, che è la più piccola, diviso metà dell'ampiezza della tolleranza naturale, che è 1, e quindi CPK è uguale a 1, anche se qua il CP è uguale a 2. Guardate quest'altro caso. In quest'altro caso avevo disegnato la distribuzione che era a cavallo di uno dei limiti di tolleranza, no? Quindi l'X medio coincide proprio con il limite di tolleranza specificato superiore. Guardate che succede. È caratterizzata da una varianza ancora più piccola, quindi sembrerebbe in prima battuta, dice, ma caspita, bravissimo, perché è ancora, il processo è ancora meno disperso, no? I dati sono ancora più raccolti. In questo caso quanto vale CP? CP vale tutto questo diviso questo, questa è la quarta parte, e quindi CP in questo caso addirittura vale 4, d'accordo? Però quanto vale CPK? CPK vale, allora, la distanza in questo caso, no scusatemi, questo è disegnato, dunque questo è il limite di tolleranza specificato superiore. Se fosse a cavallo del limite di tolleranza specificato superiore sarebbe 0, lo vediamo poi dopo. In questo caso la distanza minima è questa, metà dell'ampiezza è questa, e quindi ancora in questo caso CPK è uguale a 1. Se mi sposto ancora, come appunto vi stavo dicendo, e arrivo con il valore medio in corrispondenza di uno dei limiti di tolleranza specificata, quindi se questo X medio coincide con il limite di tolleranza specificato superiore, la distanza è 0 e quindi arriverei ad un valore di CPK uguale a 0. Addirittura posso avere anche valori negativi, lo vediamo poi, ma volevo un attimo chiudere questa cosa e farvi quindi fare delle ulteriori considerazioni.
Allora, guardate quindi che cosa è successo in questo caso. Io ho sempre CPK uguale a 1. Il CP è crescente, quindi il CP da 1 passa a 2, passa a 4, ma il CPK è sempre lo stesso, e certamente questa situazione è migliore di questa e ovviamente è migliore di quest'altra. Qui ovviamente ho una distribuzione di questo tipo che non è centrata, è spostata, questa è ancora più spostata, per quanto logicamente i pezzi che poi vado a scartare risultano essere inferiori in questo caso rispetto a questo. Allora, le considerazioni da fare sono queste. Qual è il valore massimo che può raggiungere CPK? Il valore massimo che può raggiungere CPK, come vi dicevo, è CP. Quindi è il valore massimo. Oltre CP non può andare. Quindi vi dicevo, caso in cui, domanda, CP uguale a 1, CPK uguale a 2, risposta è non è possibile, perché CPK al più può essere uguale a CP. Può CPK assumere valori negativi? Allora, come vi stavo dicendo prima, se io questa distribuzione la sposto, che cosa succede? Se il valore medio coincide con il limite di tolleranza specificato superiore, ovviamente delle due distanze, la più piccola, bene, quando coincide con il limite di tolleranza specificato superiore o con il limite di tolleranza specificato inferiore, è 0, giusto? Quindi 0 diviso ovviamente 3 sigma sempre 0, quindi il CPK è 0. Quando invece il valore medio va oltre il limite di tolleranza specificato superiore o va oltre il limite di tolleranza specificato inferiore, che cosa succede? Ovviamente che una delle due distanze diventa negativa, giusto? Siccome io devo fare sempre, immaginate che si sposti da questo lato. Cioè, X, abbiamo chiamato X target. Allora, questo è il limite superiore, questo è il limite inferiore. Allora, se la mia distribuzione, ad esempio, è questa, questo è l'x medio, la distanza è questa qua, che è ovviamente il limite di tolleranza superiore meno x medio, giusto? E in questo caso l'x medio è maggiore del limite di tolleranza superiore e quindi è chiaro che questa quantità è minore di 0. Diviso 3 sigma, e quindi ovviamente in questo caso ho che il CPK è minore di 0. Quindi può assumere valori negativi il CPK quando ovviamente il valore medio della mia distribuzione va oltre uno dei limiti di tolleranza specificato. È chiaro che se al contrario la mia distribuzione va da quest'altra parte, questo è l'x medio e la mia distanza ovviamente deve essere x medio meno il limite di tolleranza inferiore, e anche questa quantità è ovviamente minore di 0 perché l'x è più piccolo, l'x medio, del limite di tolleranza inferiore. Quindi quando x è esterno al campo di tolleranza, il CPK assume valore negativo. Ultima considerazione, da solo il CPK può dare informazioni esaustive sulla centratura? Assolutamente no, perché ovviamente io devo per forza sapere il valore del CP e il valore del CPK. Io altrimenti non
non avrei e non saprei e non riuscirei a dire nulla. Capite bene che questi tre esempi che vi avevo riportato, cioè, vi fanno capire bene l'affermazione che quindi è quello che ho detto in quest'ultima domanda. Cioè, queste tre situazioni sono tutte e tre caratteristiche del fatto che CPK è uguale a 1. Quindi il fatto di dire semplicemente CPK è uguale a 1, beh, uno potrebbe rappresentare questa situazione, quest'altra situazione o quest'altra situazione, che sono comunque tutte e tre caratterizzate dal fatto di avere un CPK uguale a 1, ma io non riesco a dire quale di quelle tre è quella che rispecchia logicamente la mia situazione reale effettiva. Perché? Perché io oltre al CPK ho bisogno anche del valore di CP, quindi non mi dà alcuna informazione esaustiva sulla centratura. D'accordo? Quindi ho bisogno necessariamente di capire e di conoscere entrambi gli indici, CP e CPK, per poter dire qualcosa sul processo e sulla centratura del processo. D'accordo? Ok, vabbè, io mi fermo qui per non...